Scusateci, ma ringraziamo il dottor Esposito che comunque consente che questa audizione possa svolgersi con mezz'ora d'anticipo rispetto al previsto. Procediamo ora all'audizione del viceprefetto Roberto Esposito, commissario prefettizio del comune di Brusciano in provincia di Napoli. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta oppure di parte della seduta, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possono essere oggetto di divulgazione. Al termine degli interventi Presente. dell'audito potranno prendere la C'è una parola in cura. ordine di prenotazione i senatori e i deputati per porre quesiti. Do pertanto la parola al dottor Esposito, viceprefetto e commissario prefettizio di Brusciano, ringraziandolo per la cortesia che ci sta facendo di anticipare di una trentina di minuti appunto questa audizione. Prego, dottor Esposito. Grazie, no, sono io che ringrazio voi innanzitutto, ma io non sono, sì, io non sono il, ah, c'è un'omonimia, io non so, ah vabbè, io sono Carmine Antonio Esposito e non Roberto Esposito, commissario prefettizio del mio comune, al quale rivolgo un saluto ed un ringraziamento per la tempestività con cui ha risolto un problema che attanagliava il paese. Problema grave per la salute degli inquilini, attanagliava il paese da 7-8 mesi. Lui, appena avuto la mia richiesta, nell'arco di tempo di 10 giorni ha rimesso in funzione un ascensore di un edificio composto da 5 piani, dove persone anziane non potevano salire, persone che tornavano dall'ospedale. Ha manifestato una sensibilità e un'attenzione che mi dispiace dirlo. L'amministrazione di cui facevo parte anche io non ha avuto. Io sono ex consigliere comunale perché il comune è stato sciolto, il consiglio comunale è stato sciolto e perciò c'è il commissario prefettizio. Ditemi tutto, è quello che devo fare. Mi devo avvicinare, sì, ho capito. Scusatemi. Dottor Esposito, Sì. noi la ringraziamo per la precisazione in merito al nome. Sì, esatto, in qualità appunto di commissario prefettizio, nonché come ricordava anche di consigliere comunale di quell'amministrazione, di quel consiglio che comunque è stato oggetto di scioglimento per infiltrazione. Noi volevamo avere da lei una valutazione complessiva partendo da fatti di cui lei in qualche modo è stato compartecipe. Sì, giusto, Prego. grazie, grazie. Dunque, io sono stato consigliere comunale, eletto nel 2000 e hai ragione. Chiedo scusa, io per un senso di deferenza mi rivolgo a lei, allontanandomi poi involontariamente dal microfono. Dicevo, le elezioni comunali si svolsero nel giugno 2018. Il consiglio comunale è stato sciolto nel marzo di quest'anno, 2021, ma non per infiltrazioni camorristiche, nel modo più assoluto. Il consiglio comunale è stato sciolto perché si sono dimessi 14 consiglieri su 16. Faccio una breve sintesi. Il Consiglio Comunale è composto da 16 consiglieri più il sindaco 17. Dunque io partecipai alle elezioni, andai in ballottaggio e fu eletto sindaco l'avvocato Montanile. L'esito della votazione fu 10 consiglieri alla maggioranza, alle liste che sostenevano la coalizione Montanile e 5 alle liste che sostenevano la mia candidatura. Un altro consigliere, quindi 6 di opposizione, fu dato a un consigliere che aveva partecipato anche per conto suo, ma non sosteneva la mia coalizione. La situazione è stata, questa maggioranza è stata, diciamo, si è sgretolata fin dall'inizio, fin dall'inizio. Nel senso che dopo un anno il vice sindaco, avvocato Vincenzo Salvati, si dimise e ci fu una polemica perché il sindaco dell'epoca, attualmente ex sindaco Giuseppe Montanile, disse che le dimissioni di Salvati erano dovute a motivi personali e professionali. Salvati con un manifesto disse no, questa è testualmente è una bugia bella e buona. Io ho spiegato i motivi delle mie dimissioni che sono di natura politica. Poi ci sono state altre dimissioni di assessore, sostituzione varia di assessore. Poi
poi nel due, quindi la maggioranza iniziale era 10 consiglieri di maggioranza e 6 di opposizione. Lungo la strada, due consiglieri, esattamente Sposito Giuseppina e Travaglino, uscirono dalla maggioranza, che quindi si ridusse da 10 meno 2, 8. L'opposizione da 6 passò ad 8. Quindi l'amministrazione si manteneva col voto determinante del sindaco. 8 consiglieri di maggioranza, 8 consiglieri di opposizione. Il 5, non voglio essere inesatto con le date, ma il 5 marzo di quest'anno 14 consiglieri comunali, esattamente 8 della opposizione, 6 più 2, e più 6 della vecchia maggioranza, presentarono dimissioni, sfiduciando il sindaco per motivi che adesso vado a spiegare. Col sindaco rimasero soltanto due consiglieri, più precisamente un consigliere comunale e il presidente del consiglio. E anche di questo, di qui a un minuto, se mi consentite, do motivazioni e spiegazioni. Che cosa è capitato? Il sindaco, con dichiarazioni rese alla stampa napoletana, che cosa fece? Accusò noi che ci eravamo dimessi di essere, implicitamente accusò noi di essere fiancheggiatori dei delinquenti, perché disse testualmente: io sono stato sfiduciato perché combatto la delinquenza. Questa è una... Dottore Esposito, io le voglio sempre ricordare che a sua tutela lei può chiedere che quanto sta per dire vada in segretato, perché si assume la responsabilità di quanto dice. Grazie, quindi io glielo ricordo. La ringrazio. No, io ringrazio di questo avvertimento, ma poiché si tratta di attività pubblica, ritengo io, di attività amministrativa in esecuzione di un mandato elettorale, io non ho niente da nascondere, perché sto a posto con la mia coscienza. Ripeto, ribadisco che le sono grato per questa indicazione che mi ha fatto. Sono a posto con la mia coscienza, dico soltanto la verità e quindi mi assumo la responsabilità di tutto quello che dico. E le cose che vado a dire le dico esclusivamente a tutela dell'immagine del mio paese, il paese in cui sono nato e in cui devo essere seppellito. Dicevo a tutela dell'immagine del mio paese, a tutela mia personale, perché di tutto si può dire, chi mi conosce, tranne che io sia fiancheggiatore, e mi scusi, diventa ridicola quell'affermazione, sia fiancheggiatore o amico dei delinquenti o dei criminali, e io sono sceso in politica soltanto per il bene del paese. Non è un'affermazione comoda, è un'affermazione che risponde alla mia anima, al mio stile, alla mia educazione e alla mia cultura. Mi consenta se mi dilungo un poco. Nel 2013, quindi 5 anni prima, fui invitato dai miei concittadini, grazie a loro per la stima che hanno nei miei confronti, di impegnarmi nelle elezioni comunali che si tennero nel 2013. Io dissi: no, vi ringrazio, non posso accettare l'invito, perché stavo ancora nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Esattamente, sono stato magistrato in diverse città d'Italia, perché tutti i magistrati passano per le città d'Italia, e ero all'epoca presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che aveva competenza distrettuale, quindi anche il mio comune. Dissi: no, grazie di questo fatto. Poi nel 2018 ero andato in pensione, quindi dissi: questo impedimento non esiste più, e dunque misi a disposizione, ritenendo di adempiere un dovere civico mio nei confronti della comunità. Misi a disposizione, devo essere onesto, telefonai a diverse persone e tutte vennero a casa, ad eccezione di due signore per le quali io, per un senso di doveroso rispetto, mi recai a casa loro. Molte di queste persone mi avevano sollecitata nel quinquennio precedente. Tra le persone che vennero a casa mia ci fu anche poi diventato sindaco, avvocato Giuseppe Montanile. Qua devo fare una precisazione, assumendomi tutta la responsabilità di quello che dico. Io non faccio sfide, però cammino a testa alta. Non ho mai detto bugie e non accetto chi usa la politica con metodi bugiardi, e non aggiungo altro. Dunque, venne a casa, esposi a lui e anche agli altri persone individualmente quella che era la mia idea, cioè l'idea di dare una svolta al paese.
uniformandoci, invocando, evocando costantemente i principi della nostra Costituzione. Il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, di uguaglianza del pubblico dipendente a servizi esclusivi della comunità, quindi tagliare i legami tra il candidato, tra l'eletto e l'amministrazione comunale, il concetto di indipendenza, non lo devo dire a voi, voi me lo insegnate, vedo due avvocati al mio cospetto, ve lo insegnate, l'indipendenza della pubblica amministrazione, gli impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Ancora dissi, dobbiamo evitare le assunzioni clientelari, perché ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione si accede mediante concorso, ancora una volta lo dice la Costituzione. Poi non c'è anche, dico, il Comune, nei limiti delle sue possibilità, deve partecipare al compito che è affidato alla Repubblica dall'articolo 3 della Costituzione. La Repubblica ha articoli molteplici enti, e tra i quali anche il Comune. E il compito della Repubblica è di eliminare le disuguaglianze e la promozione sociale, la tutela della dignità dell'uomo, dell'individuo, di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna. Dissi queste cose così, mi fu detto, e anche altre cose, mi fu detto dall'avvocato Montanile, mi dispiace, sembra che si scenda nel pettegolezzo, ma poiché lui ne ha fatto cenno in una precedente audizione in questa sede, io ho il dovere verso me stesso, verso i concittadini e verso le persone che hanno sostenuto a suo tempo la mia candidatura e la mia elezione a consigliere comunale. Dice, con chi volete fare questa, attuare questo programma? Lo ringraziai e lo ringrazio anche adesso che si venne a casa mia. Dico, con chiunque condivide questi principi. Questo è il mio concetto, con chiunque condivida. In questa sede, da quello che ho sentito dire, avrebbe, uso il condizionale perché non ero presente in aula, l'avvocato Montanile avrebbe insinuato, con chiunque, cioè quasi accusandomi di uno squallido qualunquismo che non appartiene né alla mia vita né alla mia cultura. Questa è una cultura borbonica, con chiunque. Io non avevo motivo di fare alleanze con chiunque, io avevo motivo di fare alleanze con chi condivideva questa mia impostazione politico-culturale. Questo è il concetto che voglio mettere bene in evidenza, non posso passare come un qualunquista. D'altra parte, io l'ho detto nel corso dei comizi del 2018, nel corso delle sedute del Consiglio Comunale, la mia partecipazione alla vita politica cittadina non ha seconde finalità di nessun tipo, nemmeno finalità legittime, come possono essere ambizioni politiche. Io no, io sono sceso soltanto per il Paese, non aveva secondo. Poi mi sento dire con chiunque, sa, un qualunquismo qualunque, il qualunquismo borbonico o se vogliamo dell'epoca laurina, io sono di Napoli, e insomma, questo non mi appartiene, anche perché io sono stato esplicito. Nei comizi poi che cosa dissi? Rivolgendomi agli spacciatori, perché purtroppo il Paese ha una percentuale, non è un paese di delinquenti, a scanso di luce, un paese fatto da persone pulite, oneste, che vogliono andare avanti sul piano della civiltà, sul piano economico, sul piano della rettitudine, ma c'è una percentuale di spacciatori. La zona 219, e a scanso di equivoci, non è che la 219 sia abitato soltanto da questi soggetti, anche là ci sono persone per benissimo, le ho conosciute io personalmente, poi abbiano votato me o altre persone, non mi interessa. Io non conosco, una delle accuse che mi viene fatta, non conosco i cittadini, è una garanzia in più questa, per la mia imparzialità. Dunque, dicevo, questo fatto della 219 spacciatori, dico no, noi dobbiamo combattere gli spacciatori. E nel corso di un comizio posi un'alternativa a questi soggetti. Dico, vedete, pubblicamente il comizio, voi vi do due possibilità, un'alternativa. O cambiate sistema di vita o ve ne andate da questo paese, perché questo paese ha una tradizione di libertà, di onestà, di rettitudine e non può consentire la presenza di persone che vivono di malaffare. Questa fu la mia impostazione che ho ripetuto costantemente. Adesso, venendo più da vicino, nel giornale Repubblica, io poi ho portato, se mi è consentito, posso lasciare un documento in modo che lo leggete tutti. Dunque, ci sono tre dichiarazioni alla stampa, due al giornale Repubblica, e un'altra, altre due al giornale Cronache di Napoli. In quella di Repubblica si dice, io sono stato abbandonato dai consiglieri, no, poi ve le lascio, posso già lasciargliene una, io ne ho più di una copia, se volete ne posso lasciare più di una.
in modo che quando dovete, io ne ho portato più di una, perché poi dovete fare le valutazioni, vi chiedo scusa, vi ringrazio per il tempo che mi dedicate, questi sono gli allegati, sono 9 pagine più allegati, quindi perché io è un po' la mia deformazione professionale, ma quando affermo una cosa ritengo doveroso dare la prova documentale. Per rispetto, per mia deformazione professionale, ma soprattutto per rispetto verso chi mi ascolta. Ognuno di noi può dire tutto quello che vuole, ma deve dare la prova. Onus probandi, incumbit et quidicit. Dunque, alle pagine 7 e 8 si parla di queste affermazioni fatte. Oh, scusate tanto, avete ragione. Posso darle queste? Sì, sì, certo. Sono diverse. Attenzione alle spille sotto, eh. Volete? Basta, a posto, basta. Dunque, dicevo, vuole, sì. Sì, ce ne sono, le ho fatte. Opla, scusi. No, mi scusi. Oh, prego. No, io vi chiedo scusa a lei. Grazie e anche dell'attenzione che rivolgerete dopo leggendo queste parti. Io convito nella lettura di questi documenti. Grazie. Grazie a lei. Ce ne sono ancora. Ah, va bene, allora grazie, non mi disturbo più. Allora dicevo, a pagina, se lei vede a pagina. Prima che incominciano gli allegati, a pagina 7 e pagina 8 ci sono le dichiarazioni fatte, capitolo 2, la fine di pagina 7, dichiarazioni fatte dall'ex sindaco alla stampa napoletana. Non sono veritiere le seguenti 3 dichiarazioni. Una fatta a Repubblica in data 7 marzo 2021, pagina 6, Napoli, cronaca, articolo firmato dal dottor Alessio, e dice questo: ho appreso, sono stato sfiduciato perché combatto il crimine. Poi ho preso delle dimissioni di 14 consiglieri su 16, si ha ragione. Mentre mi trovavo dal prefetto, dopo che mi era stata data una scorta per difendermi dalle minacce ricevute. Una coincidenza brutta. Poi, terzo, sempre a cronaca di Napoli, c'è un inquietante filo rosso che collega le dimissioni dei consiglieri comunali ai fatti che hanno portato il prefetto ad assegnarvi una scorta. Giornale di Napoli e via di seguito. Allora dico io, i motivi delle queste affermazioni sono completamente inesatte. Anzi, aggiungo, assumendomi ogni responsabilità, sono oggettivamente false. Non c'è nessun nesso tra le nostre dimissioni e la scorta o la vigilanza che il signor sindaco assume di aver ricevuto, o meglio, assume di aver ricevuto a seguito di minacce che assume aver ricevuto. A scanso di equivoci, sui social, sulla mia pagina di Facebook, quando si diffuse la notizia in paese, ma prima di queste dimissioni, che il sindaco aveva ricevuto minacce, io scrissi: manifesto vicinanza al sindaco Montanile, che assume aver ricevuto minacce. Virgola, perché le minacce e gli atti di violenza offendono la civiltà. Punto e a capo, contestualmente confermo tutte le critiche politiche che ho rivolto al sindaco, critiche di natura politica. Noi in Consiglio Comunale non siamo stati mai informati di queste asserite minacce, non ne conosciamo il contenuto, non ne conosciamo la genesi, non ne conosciamo l'autore. Ipotizzo. Avanzo una molteplicità di ipotesi. È avvocato penalista, quindi difende, logicamente, l'avvocato penalista difende gli imputati, non dico i delinquenti, perché gli imputati sono assistiti dalla presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza di condanna passata in giudicato. Quindi può essere qualcuno di questi suoi clienti o ex clienti, oppure clienti della fazione opposta, non lo so. Né mi interessa sapere, può essere motivi familiari, personali, minacce di questo tipo, oppure minacce collegate all'attività amministrativa.
Se ci sono state minacce collegate all'attività amministrativa, non ne abbiamo mai sentito una voce, una sillaba in Consiglio Comunale. Io ritengo che il sindaco aveva il dovere, compatibilmente con la segretezza delle indagini, di informare noi Consiglio Comunale. E noi saremmo andati tutti insieme, dal prefetto a Piazza Plebiscito, a manifestargli la solidarietà. Ma fino ad oggi non abbiamo avuto spiegazioni su queste minacce, sul contenuto di queste minacce. Ma non finisce qua. Dice, mi hanno sfiduciato perché io combatto il crimine. E no, mi dispiace, non è presente qua. Signor sindaco, il signor ex sindaco non combatte il crimine. Abbia la coscienza e il coraggio di dire la verità. Il Consiglio Comunale gli chiese di costituire il comune parte civile in un processo penale contro delinquenti. So benissimo che la costituzione di parte civile è soltanto una facoltà, non c'è l'obbligo del comune di costituirsi parte civile. Ma il sindaco, a mio sommesso avviso, aveva l'obbligo politico di democrazia di spiegare al Consiglio Comunale il mancato esercizio di questa facoltà al cui esercizio era stato sollecitato. Silenzio assoluto. Il Consiglio Comunale, lui era il sovrano assoluto, silenzio assoluto, incondizionato. Poi, è già tutto documentato con i fogli alla mano, con i documenti, dice no, ma io non lo sapevo, come non lo sapevo? Gli hanno contestato i giornali online del paese, dico, ma tu sei stato difensore di uno di questi, e c'è anche il nome detto, sei stato difensore di uno di questi, cioè sì, ma io poi ho rinunciato al mandato quando il processo è andato nella fase dibattimentale, ho rinunciato, è diventato pubblico, cioè devo pensare la fase dibattimentale, ho rinunciato al mandato, ergo sei stato difensore di questi soggetti, ma non lo affermo io, lo deduco dalle tue affermazioni, sei stato difensore di questi soggetti, se hai rinunciato al mandato, non si rinuncia a qualcosa che non esiste, se hai rinunciato al mandato vuol dire che prima esisteva un mandato, prima che il processo diventasse pubblico, esisteva un mandato nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, non lo so, ho rinunciato. Allora se tu sei stato difensore nella fase delle indagini preliminari, è riconoscenza del processo, è inutile che giriamo attorno a cose. Non ho avuto l'avviso, ma qua chiedo scusa, le mie reminiscenze di studioso, modesto, modestissimo, ma attento, qua l'avviso si dà non alla parte, a chi si può costituire parte civile, al soggetto danneggiato, ma alla parte offesa. È chiaro che il comune non doveva avere nessun avviso perché non era parte offesa, non è che aveva avuto un furto, quindi parte offesa, vabbè. Quindi non si è costituito parte civile. Come si dice poi, ci vuole veramente una, dico solo disinvoltura, non uso termini più pesanti perché non è nel mio stile, ci vuole una bella disinvoltura per dire io sono stato sfiduciato perché combatto il crimine e perché non hai risposto alle nostre affermazioni. Poi una brutta coincidenza, ma noi non sapevamo niente di questa vigilanza che ha avuto, e che ne sapevo, non l'ha mai detto, che ne sapevo io, e non lo so nemmeno adesso, perché devo ancora, mi dispiace fare questa constatazione, fino ad oggi non ha spiegato i motivi che lui addebita a noi. Ha detto soltanto sono stato sfiduciato perché io combatto la delinquenza. Questa, scusatemi l'espressione, non solo è una bugia, ma è una barzelletta. La delinquenza nel paese la combatto io. Non ho fatto voto di scambio, non ho fatto promesse clientelari. Mi sono battuto per l'uguaglianza, per la tutela della dignità dei cittadini, per la tutela di tutti, soprattutto delle fasce sociali più deboli. In Consiglio Comunale proposi, ma più di una volta, istituiamo un servizio scolastico pomeridiano, facoltativo, mettiamoci d'accordo con i competenti organi scolastici, in modo che diamo un supporto ai giovani, ai ragazzi che non hanno un valido supporto familiare. E li sottraiamo alla dispersione scolastica, li sottraiamo a che cosa? Alle lusinghe del facile guadagno mediante lo spaccio di stupefacenti. È inutile che vi dico, al di sotto dei 14 anni non si è imputabile, quindi si utilizzano questi giovanotti per lo spaccio. Silenzio assoluto. Dissi, do la mia disponibilità a titolo gratuito, senza nessun compenso. Non è aggravio sul bilancio comunale. E qua in parentesi io ho rinunciato fin dal primo giorno per iscritto ai compensi, ai gettoni di presenza, per le commissioni, per tutto.
perché è una cosa che voglio fare, in adempimento di un dovere civico che ho nel mio animo. Dicevo, questa attenzione alle fasce sociali deboli, niente, silenzio assoluto. Come si combatte la delinquenza? Nel corso del Consiglio Comunale, che si ebbe all'inizio marzo 2019, feci un intervento insieme con gli altri, fu un consiglio comunale all'aperto, proprio nella zona della 219. Ed io enunciai questi concetti e alla fine e dissi no alla violenza, no alle associazioni malavitosi, no all'illegalità, no allo spaccio, e denunciai i principi della nostra Costituzione. Beh, il signor ex sindaco, alla fine del mio, quando poi lui concluse i lavori, disse, avete detto tanti no, ma non avete detto il no più importante. Io da ingenuo dico, qual è il no che non ho detto? Avete detto no alla violenza, no alle associazioni malavitose, no al... Ah no, disse no, non avete detto no al voto di scambio. Invece dal verbale risulta che l'avevo detto. Ma non avete detto no alla camorra. E dico no, e che volete dire? Che io sia filo camorrista? Eh no, guardiamoci in faccia. E non sono stato difensore. Guardiamoci in faccia. No, se voi volete insinuare che io sia un filo camorrista, io mi alzo e me ne vado, in segno di protesta contro questo metodo fraudolento di conclusione dei lavori. Non voglio essere, questo non l'ho messo per scritto, ma lo dico adesso, viene registrato, mi assumo le responsabilità, e me ne andai. Dopo che si erano conclusi i lavori, poi dal verbale ho letto che, dal verbale, e ci ha legato, che lui continuò a dire in mia assenza, dice vabbè, mi squilla il telefonino di casa mia, rispondi al telefono, questo episodio non è registrato, non è indicato, ma lo dico, viene registrato. Dice, sono Don Salvatore è il parroco della nostra comunità. Dice, giudice, mi sono permesso di dare, non so se ho fatto bene o fatto male, mi sono permesso di dare il vostro telefonino al sindaco. Dico no, il mio telefonino lo potete dare a chiunque, io non ho nulla da nascondere, mi potete analizzare dalla testa ai piedi. Non ho nulla da nascondere, a casa mia può venire chiunque. Noi non so se vi telefono o meno, se mi telefono bene, ma se non mi telefono per me è la stessa cosa. Sai, c'è stato un po' di disappunto per quello che è capitato, vabbè. Dopo pochi minuti squilla di nuovo il telefono, sono in sito, ah benissimo, come state? Così con la... Ah, io voglio venire a casa, bene. Cioè, a chiuso anche adesso, quando non è che state mangiando, pranzando, era verso l'1, dico no, non esistono per me. Scusate se mi dilungo, io vivo da solo, sono celibe, la mia casa è aperta notte e giorno per tutti, chi mi vota e chi non mi vota, perché non so la gente come vota, questo è il punto, non li conosco fisicamente, e gli addebiti che mi fanno, cioè quello, quell'altro, così, io li conosco fisicamente, ma non faccio con tutti il collegamento tra il volto e il nome, quindi a casa mia può venire gente che non mi vota, ma non mi interessa, a me interessa diffondere un messaggio di cultura, di dignità, di uguaglianza, di autonomia della pubblica amministrazione, che la intendo a servizio dei cittadini, perché per me la politica è un servizio del singolo a vantaggio della collettività, non è un mezzo di arricchimento economico, professionale o potere così, fine a se stessi. E quante volte ho detto, il cittadino si deve identificare nelle istituzioni. Quando offende le istituzioni, offende se stesso, perché il cittadino è parte integrante delle istituzioni, è una componente essenziale, fondamentale, è un discorso complesso, parlo nel sud Italia, non voglio, io sono napoletano e me ne vanto, però abbiamo ancora un retaggio della vecchia dominazione spagnola, che spremeva i sudditi, i ceti sociali più deboli con delle gabelle odiose, rivolta di Masaniello, ma non voglio fare qua sfoggio di cultura né citare la storia del sud scritta da Benedetto Croce. Dicevo soltanto, questa era la mia impostazione. Venne comunque, dico potete venire, che venite quando volete, anche adesso. Io per la mia educazione, scusatemi se pecco di immodestia, però ne ho sentita tali e tali, avete ragione. E la mia deformazione, in effetti non sono abituato più ad ascoltare, deformazione professionale. Dunque dicevo questo,
venite quando volete, dicevo, in via incidentale, io sono celibe, quindi vivo nella casa in cui sono nato e qui è una palazzina monofamiliare. Allora scesi per l'educazione, il portone lo aprì, perché di solito è chiuso, lo aprì e lo lasciai socchiuso, in modo che chi viene suona il campanello e dico non deve aspettare. Suonò il campanello, ma io l'ho lasciato aperto, accomodate. Non venne solo. Non voglio fare nessuna considerazione. Aveva telefonato solo, venne in compagnia di altre due o tre persone, ma non mi ricordo nemmeno. Anche accompagnata dalla vicecomandante dei vigili urbani, non voglio dire sciocchezze, c'è accomodatevi tutti quanti, io accolgo tutti. C'è anche un ufficiale di polizia giudiziaria, qua non so se stiamo alla farsa o alla commedia. E che c'entra l'ufficiale di polizia giudiziaria? L'ufficiale di polizia giudiziaria deve svolgere funzioni di polizia giudiziaria e la polizia giudiziaria serve quando c'è un illecito penale o almeno un simulacro di illecito penale. Voi siete venuti, tutti accomodatevi senza nessuna disquisizione di nessun tipo, tutti ben accolti, via di sé. Cioè, mi sembra, si lamentò del modo con cui era difficile la gestione della cosa pubblica, ed effettivamente è così. È difficile gestire i comuni, i nostri comuni che hanno una molteplicità di problematiche, però io dissi, vedete, io cammino a testa alta per le vie del paese perché non ho fatto promesse a nessuno. Quando un soggetto riceve una promessa e poi non viene mantenuto, questo soggetto si sente ingannato. Aggiunsi anche, chi fa promesse e non sapendo di non poterle mantenere è un truffaldino, inganna il popolo. E questo concetto lo espressi ancora in modo più esplicito il 4 novembre del 2018. Le elezioni c'erano state a giugno 2018, il 4 novembre 2018 io casualmente stavo giù, dico giù al paese perché la sede del municipio vecchio, diciamo comunemente si dice la zona giù al paese, dove c'è la lapide dei caduti del 15-18. Mi fui invitato, dice, venite, dicono, io stavo al lato opposto, vi dispiace, c'era pochissima gente, vi dispiace di stare con noi adesso che deponiamo? No, non mi dispiace. Davanti ai caduti le divisioni politiche passano in un secondo piano. Poi dopo ci si incominciò a parlare del più del meno, cioè è difficile, qualche subisco le pretese, dico sì, effettivamente è difficile, la gestione di un comune è difficile, le difficoltà sono tante, i comuni hanno difficoltà economiche, non dispongono di grossi mezzi, ma ripeto, quando si fanno le promesse e si sa di non poterle mantenere, poi bisogna accettarne le conseguenze, e non è così. Presente era, nome e cognome, Antonio Castaldo, che abita, tiene lo studio meglio, a Brusciano, via Cortaucci. Chiedo scusa se lo cito, però è una persona degna e resiste alle minacce o alle intimidazioni, è insensibile alle intimidazioni. Dissi, sta presente così, abbassò la testa e se ne andò, senza replicare niente. Poi si permette di dire, io combatto la criminalità, sono sfiduciato perché mi schiero contro i delinquenti. Eh no, ci vuole, ripeto, molta disinvoltura. Ma qual è questo collegamento? C'è un filo rosso, un inquietante filo rosso che collega le dimissioni dei consiglieri comunali. Qual è questo filo rosso? Non esiste nessun filo rosso. O esiste solo nella fantasia dell'ex sindaco? Noi abbiamo dato, indicato i motivi delle nostre dimissioni. Le ribadisco adesso qua. Cause delle dimissioni, il capitolo primo, da pagina 1 in seguente. Diciamo, cattiva condotta illegittima, illegale del sindaco. Poi condotta antidemocratica del sindaco e poi condotta del sindaco poco sensibile ai bisogni della comunità. Questi sono i motivi delle nostre dimissioni, non che lui combatta la criminalità. Io innanzitutto contesto questa autocelebrazione che si fa come paladino della legalità. Non è paladino della legalità. Se volete è paladino della illegalità. Commissioni comunali permanenti. La legge prevede che le commissioni comunali siano obbligatorie permanenti, in combinato disposto col nostro statuto. Il 27 dicembre 2018, noi fummo eletto nel giugno 2018, riunione dei capigruppo per la composizione di queste commissioni comunali. Non voglio dire sciocchezze, mi sembra che siano quattro, composte ciascuna da cinque componenti, incluso il presidente. Il sindaco fa la proposta, abbiamo, dico così a casaccio, 20 posti disponibili, 10 a voi, 12, 8 a voi minoranza e 12 a noi maggioranza. Dico, ma vedete, scusatemi tanto,
Questa è un'impostazione feudale, un'impostazione che fa confusione tra la sfera di diritto pubblico e quella di diritto privato, e queste sono reminiscenze dei miei studi del liceo. La legge vuole che cosa? Che le commissioni, ogni commissione comunale sia un consiglio comunale in miniatura, cioè in ogni commissione deve essere presente un rappresentante di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale. Ma che è una duplicazione dei consigli comunali? No. Se un consiglio comunale c'è un gruppo composto da un solo consigliere, questo unico consigliere deve stare presente in tutte le commissioni. Anche nelle altre commissioni, un gruppo composto da 5 componenti, uno solo va nelle altre commissioni. Ovviamente, per rispetto del principio di proporzionalità, che cosa si fa? Che il voto del consigliere comunale unico vale uno. Il voto del componente che rappresenta un gruppo di 5 componenti, di 5 unità, vale 5. E via di seguito. Non so se sono stato chiaro. Se non sono stato chiaro, vi chiedo scusa e mi ripeto. Ditemi se non sono stato chiaro. Grazie. E quindi, allora, diatribe, non diatribe, così colà, comunicato stampa, utilizzando i mezzi, poi dopo l'hanno cancellato, non si ha nemmeno il coraggio delle proprie azioni. Comunicato stampa, non si sono costituite le commissioni perché per opposizione della minoranza. Ma no, opposizione della minoranza. In seno al Consiglio, ma poi anche in Consiglio Comunale ci sono i verbali. E dissi, vedete, alla fine facciamo un quesito, il sindaco propose, facciamo un quesito al Ministero, alzo le mani, io mica sino il depositario, facciamo un quesito al Ministero. Si fa il quesito al Ministero, io penso chiunque ha avuto la risposta a questo quesito, il sindaco e il Presidente del Consiglio avevano l'obbligo di comunicare a noi consiglieri, la risposta è questa, silenzio assoluto. Io vengo a sapere che il Consiglio Comunale, che il prefetto aveva, il ministro aveva risposto, la risposta del ministro è stata comunicata al Consiglio, ci sono i documenti e non voglio vantarmi. Diceva esattamente quello che avevo sostenuto io. Non si sono fatte le commissioni comunali. Il Consiglio Comunale è stato sciolto e non si sono fatte. Secondo me questo è un caso unico in Italia. Non si sono fatte le commissioni consiliari, per quale motivo? Sempre con rinvii, espedienti vari. Alla fine, una volta in Consiglio Comunale, il Presidente dice no, ne parliamo al prossimo Consiglio Comunale. Successivo Consiglio Comunale non fu messo all'ordine del giorno, poi un altro Consiglio Comunale, no, ma abbiamo pensato, deciso, facciamo un nuovo quesito al Ministero. Manco il nuovo quesito al Ministero è stato fatto. Questo dimostra il metodo illegale. La mentalità, il metodo, non voglio fare processi all'intenzione, il metodo illegale, in violazione della legge, illegittimo, illegale. Poi non rispondeva alle interrogazioni mie, alle interrogazioni che gli venivano fatte da me e da altri consiglieri, mai, se non in modo sporadico. E anche questo risulta documentato. Interrogazione per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, interrogazione per le buche delle strade, la manutenzione e tante altre cose. La istituzione di un servizio, come avevo accennato prima, di assistenza scolastica pomeridiana, l'obiettivo di spiegare i principi fondamentali della nostra Costituzione, con un linguaggio adeguato ai ragazzi della scuola media. Niente di tutto questo. Omessa risposta alle interrogazioni. Io chiedevo sempre risposta scritta, risposta non l'ho avuta né scritta né a voce. In una seduta del Consiglio Comunale disse: io rispondo sempre esattamente. La seduta, questo non c'è, gli altri lo ho da adesso, della seduta del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2021 disse: io rispondo sempre alle interrogazioni. Io replicai: questa affermazione, per quanto mi concerne, è oggettivamente falsa, perché aspetto ancora da mesi, anzi da molti mesi, risposte alle interrogazioni. Allora, sua controreplica, sì, noi invece rispondiamo alle interrogazioni e alle esigenze dei cittadini, dobbiamo bilanciare le due cose. Allora è stata un'evidente bugia. Prima avete detto che rispondete sempre e poi dice no, rispondiamo compatibilmente con le altre esigenze. Ma queste esigenze di democrazia non vengono mai a galla, passano mesi e mesi e non si risponde mai. Quindi non può dire io rispondo sempre. Prima ha detto la bugia, lo ammette quando dice risponde sempre e poi dice no, io rispondo compatibilmente con i miei impegni e con le altre esigenze. Se posso. Grazie. Ma grazie a lei, si immagina.
Quindi atteggiamento illegale, violazione sull'obbligo, violazione dell'obbligo di costituzione alle commissioni permanenti, violazione dell'obbligo di rispondere alle interrogazioni dei consiglieri. Ancora un metodo antidemocratico, quindi una condotta antidemocratica del sindaco. Ecco, noi avevamo chiesto spesso un dibattito consiliare, poiché in poco più di 2 anni, perché le elezioni furono a giugno, poi le dimissioni a giugno 2018, le dimissioni marzo, inizio marzo 2021, dico, ci sono state tante sostituzioni di vice sindaci e di assessori. Dico, facciamo un dibattito comunale. Dibattito comunale che a mio sommesso avviso era indispensabile alla luce di alcuni atti che sono allegati. A un certo momento consiglieri di maggioranza chiesero al sindaco la sostituzione di 2 assessori, dell'assessore Casalvieri, assessore all'urbanistica, e dell'assessore ai lavori pubblici 5. Questi assessori risposero, perché diceva la maggioranza, dice, sa, non attuano la nostra volontà e via di seguito. Questi rispondono, caro sindaco, noi ci stiamo impegnando per il bene del paese, ma incontriamo difficoltà e ostilità nell'ambito della tua maggioranza. Quando abbiamo avuto l'opposizione, non la stessa terminologia, il termine, il concetto è lo stesso, di chi, quando abbiamo spostato, tentato di spostare, personale fidelizzato, questo sì, testuale, personale fidelizzato. Abbiamo incontrato l'opposizione di consiglieri e tecnici, che da tempo o da anni si interessano o gestiscono l'edilizia o l'urbanistica, adesso non ricordo. Io rimasi allibito davanti a queste affermazioni. Accuse, non dico di rilevanza penale perché sono generiche, ma accuse che lasciano la pelle d'oca. Sembra di stare al Medioevo. Quando mi si dice che ci sono consiglieri o tecnici, e non si capisce se sono tecnici dipendenti o tecnici privati, e consiglieri a quale titolo, che da anni seguono le vicende dell'edilizia, il consigliere comunale non può seguire le vicende dell'edilizia, lo fa in dibattito in consiglio comunale, ma non sulle singole pratiche. E qua torniamo alla commistione tra il pubblico e il privato. Sembra quasi prima della rivoluzione francese, prima dell'illuminismo, dove il sovrano assoluto faceva quello che voleva. Beh, i concetti della divisione dei poteri è un concetto superato, non lo so. Allora dissi, ma facciamo un dibattito in consiglio comunale. Chiesi un dibattito in consiglio comunale, chiesi la costituzione di una commissione di inchiesta amministrativa, non inchiesta penale. Noi non siamo, il Parlamento può fare commissioni d'inchiesta e le commissioni d'inchiesta hanno i poteri dell'autorità giudiziaria, noi no, inchiesta sugli atti, facciamo un po' luce. Era anche un mezzo per dire, dissipare le ombre, i dubbi, le nuvole che erano nate su alcune persone e dare dignità all'immagine del nostro paese. Niente di niente, silenzio assoluto. Non fu accolta la mia richiesta della costituzione di questa commissione d'inchiesta, non fu accolta la mia richiesta di fare luce su queste vicende, che a mio sommesso avviso sono di una gravità inaudita. Inaudita. Penso io che il sindaco avesse una triplice possibilità. Ci stava una posizione confliggente, incompatibile tra le affermazioni degli assessori, di questi 2 assessori, e affermazioni della maggioranza. Allora il sindaco poteva dirci no, gli assessori godono ancora della mia fiducia e restano in carica. Oppure gli assessori non godono più della mia fiducia e io li revoco. Oppure accettiamo la proposta di Esposito e facciamo un dibattito in consiglio comunale. Nessuna di queste 3 soluzioni. Gli assessori poi si dimisero, quindi non la revoca. No, alla Ponzio Pilato gli assessori si dimettono, evidentemente concordando, si dimettono alla Ponzio Pilato. Il sindaco per me aveva 3 possibilità sul piano della democrazia, della legalità, di cui si vanta di essere paladino, si autocelebra come paladino. Aveva, sì, devo stringere, avete ragione. Ditemi, allora non vado avanti, tutte queste cose che stanno scritte qua mi rifuggo a queste. Dottore, continui a dire le cose che ritiene più significative, magari se possiamo chiedere di essere un po' più sintetico. Ha ragione. La ringrazio per questo invito, però ripeto, l'invito, la preghiera umile che vi rivolgo, so che siete pieni di lavori e di impegni, ma nei limiti del possibile prestate.
non dico attenzione, leggete queste cose che stanno scritte, e già da questo momento, se non è chiaro quello che ho scritto, sono adempio il mio dovere di venire quando volete per dare spiegazioni più valide, più ampie, se ce n'è bisogno. Dunque, gli assessori questi sono dimessi, si dimisero, sostituiti e via di seguito. Quindi, come si può dire, è una Puglia, dimissioni degli assessori, 14 su 16, sono rimasti solo il Presidente del Consiglio, e poi vediamo il perché, e un altro consigliere al suo fianco. Un atto consumato alle mie spalle. Ma questa è, diciamo, la tensione nell'ambito di quella maggioranza era palpabilissima, perché poi successivamente il Presidente del Consiglio, nel corso di una seduta usò delle espressioni offensive, non le ripeto qua per rispetto verso il rispetto istituzionale. Io mandai una lettera al sindaco, dico, sì, protocollato ufficiale, che sindaco, per gentilezza, questo è sta legato agli atti. Vedete, questo Presidente del Consiglio non è più legittimato a svolgere le funzioni, perché il regolamento gli attribuisce anche il compito di sanzionare i consiglieri che usano un linguaggio non urbano. Lui è andato al di là del linguaggio non urbano, urbano, non urbano. Trovate una soluzione nell'ambito della vostra maggioranza, concordata insieme con l'adesione dello stesso Presidente del Consiglio. Noi non è che vogliamo il posto o la sedia della Presidenza del Consiglio. Trovate voi un'altra soluzione. Concordate e noi siamo d'accordo, per evitare che l'immagine del nostro Paese venga ancora una volta offuscata anche all'esterno. Dissi, inviate una copia di questa lettera che ho dato a tutti i consiglieri. Silenzio assoluto, niente di niente. Questo Presidente del Consiglio non ha avuto nemmeno la sensibilità di chiedere scusa al Consiglio per quelle che aveva dette. E così si spiega, lui e un altro non si sono dimessi. Lui perché si sentiva con le spalle forti della protezione del sindaco, perciò non chiese nemmeno scusa al Consiglio. Questo significa legalità, questo significa essere specchio di democrazia. Ah, contumelia del sindaco nei confronti della consigliera Esposito Giuseppina, quando la Esposito insieme con Travaglino lasciò la maggioranza. Ma contumelia di... non lo so, proprio. Sembra la confusione della vita privata con la vita pubblica. E poi quella che più dispiace, la larvata minaccia di una denuncia penale. Cioè, tu sai, hai fatto un peculato d'uso, hai usato i beni del Consiglio Comunale per la tua attività privata di impiegata e via di seguito. Ora mi sia consentito, se c'è un peculato d'uso, se il pubblico ufficiale, qual è il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni viene a conoscenza della commissione di un illecito penale, ha l'obbligo di denunciare il fatto e non può strumentalizzare così sotto banco. Se non adempie questo obbligo, commette egli stesso un illecito, la violazione dell'articolo 361 del codice penale, che impone al pubblico ufficiale che viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di un illecito penale di farne rapporto all'autorità giudiziaria. Insufficiente attenzione ai bisogni della cittadinanza, installazioni di dissuasori di velocità, perché se... E diventava alcune strade, e lo sono ancora purtroppo, di sera dopo le 21, 22, folle velocità, motociclisti, automobilisti e via di seguito. Ho messo il ripristino delle strisce pedonali e della segnaletica stradale, per la quale mancanza il comune spesso è stato condannato, perché c'è un po' ci marcia, un po' così, c'è il dislivello, le buche e via di seguito, azione di responsabilità extra contrattuale e via di seguito, e condanna del comune alle spese. Di che ci vuole fare le strisce pedonali? Disse una volta, volete che facciamo una colletta, un po' di vernice, abbiamo i lavoratori socialmente utili, utilizziamoli per queste attività che non richiedono chissà che cosa. Poi, omessa eliminazione delle infiltrazioni di acqua nell'abitazione della zona 219, zona edilizia economica popolare. È il comune che ha l'obbligo di mantenere in buon stato locativo, gente che deve mettere i recipienti per difendersi dall'acqua. Omessa manutenzione, ripristino dell'ascensore, come ho detto all'inizio, questo in via Rossellini numero 3 col commissario prefettizio è stato risolto nell'arco di circa 10 giorni dopo la mia sollecitazione.
Poi non parlo della mistificazione del mio intervento nella seduta consiliare all'aperto del 2 marzo 2019 e andiamo avanti. Quindi i motivi delle nostre dimissioni penso che siano stati chiariti, poi possono essere discussi. Noi una protesta contro il suo metodo illegale, illegittimo. Due punti, mancata costituzione delle commissioni consigliari, non porta nemmeno ufficialmente il Consiglio a conoscenza della risposta avuta dal Ministero, mancata risposta alle interrogazioni. Poi atteggiamento antidemocratico, e questo l'ho detto, poi insensibilità per i bisogni delle fasce sociali più deboli, il fatto della scuola, della commissione amministrativa e via di seguito. Siamo quasi qualche minuto, ci sono due punti che io qua non ho affrontato, dico così sì, a voce. Sì, dottore, prego, la invito sempre alla sintesi perché così se ci saranno domande da parte dei colleghi, mi pareva di capire che c'era questa due volontà, due punti, così consentiamo grazie, ai colleghi grazie, di fare domande e di tornare in aula. Avete ragione. Due punti, la convenzione è una transazione con la società ATA. Non discuto sul merito di questa transazione, ma sulle modalità. Perché dico non discuto sul metodo di questa transazione, perché, sul contenuto di questa transazione? Perché non abbiamo avuto gli atti, la possibilità di discutere. Questa transazione venne portata all'esame del Consiglio, del Consiglio del 17 ottobre 2020. Questo argomento non era stato indicato nella conferenza dei capigruppo. Non nelle commissioni, perché le commissioni non esistono. Qua devo dire un poco da lontano. Il 13 dicembre del 1979 il Comune assegnò alla società SPA Sofi Coop, una società, non so, il diritto di superficie a sensi della legge 865 del 71 per la costruzione di 288 vani residenziali di edilizia economica popolare. L'8/15 del piano per l'edilizia economica popolare. La società nel 1980, la Sofi Coop Cooperativa, contrasse diversi mutui con l'Istituto Bancario San Paolo Banco di Napoli per mutuo destinato, con vincolo di destinazione alla costruzione di queste cose. La cooperativa Sofi non ha costruito nessuno degli appartamenti, non ha versato la somma alle ditte espropriate, ai proprietari dei fondi espropriati, e in parte sono stati pagati dal Comune. Ha versato all'istituto soltanto euro 358.000, rimanendo così debitore per complessivi euro 1.005 un milione. Si vede che non vado bene con la matematica, più con gli studi umanistici. In base poi a questa convenzione, che io volevo leggere, questa convenzione stipulata dalla precedente amministrazione, il Comune è subentrato nei rapporti obbligatori derivati dai mutui concessi alla banca, cioè è diventato debitore della banca, è diventato debitore della banca mutuante, perché la società non ha... Allora questo è pazzesco. L'Istituto Bancario San Paolo poi che ha fatto? Accedette il suo credito vantato verso la Sofi e alla società ATA, società responsabile delle nazioni, per un prezzo vile, 100.000 euro, qualcosa di simile. Il Comune doveva pagare più di un milione, perché ci sono state delle sentenze in cui il Comune è rimasto soccombente e ha ottenuto la transazione di pagare meno di 1.800.000 euro, con anche una dilazione. Io dico, prima di discutere di questo fatto in Consiglio Comunale, chiesi un rinvio. Il rinvio in modo da leggere la convenzione, in modo da leggere le sentenze e in modo da fare eventuali azioni, mandare gli atti o all'autorità giudiziaria, al pubblico ministero o entrambe alla Corte dei Conti. Niente di tutto questo. Noi non siamo stati messi in condizioni. Dico, ma avete fatto, mandato voi che li conoscete gli atti, io vi chiesi un rinvio anche di un mese, non fu dato. E dico che diavolo. Avete mandato gli atti alla Corte? Dico no, è passato tanto tempo, poi i reati se ci sono prescritti. Dico no,
la prescrizione è un concetto diverso dall'esercizio dell'azione penale. Il soggetto, l'imputato o l'indagato può rinunciare alla prescrizione e poi si prescrive il reato, ma resta in piedi l'obbligo risarcitorio. Niente di tutto questo. Questo non ne risulta dagli atti, perciò l'ho detto adesso a voce. Un'altra cosa, ma senza polemica, scanso di equivoci, il mio non è un intervento polemico, è un intervento che vuole ristabilire la verità dei fatti. La chiesa, teniamo una cappella, una cappella giù al, scusate se io dico giù al paese come se voi conosceste il paese, accanto alla chiesa madre c'è una cappella che apparteneva all'ECA, ente comunale assistenza. Disciolto l'ECA, questo bene immobile passò in proprietà al comune. Il comune spese diverse centinaia di milioni di vecchie lire per il consolidamento statico, il risanamento e via di seguito. Bene, un bel momento questo bene non fa parte più del patrimonio del comune. Non so perché. E io in consiglio comunale dissi, vedete, qua non facciamo la divisione Guelfi e Ghibellini. Io non sono né Guelfo né Ghibellini. Io non dico il bene appartiene alla parrocchia di Santa Maria delle Grazie o al comune. Desidero che si faccia chiarezza una buona volta per sempre. Se è diventata di proprietà della parrocchia di Santa Maria, ditemelo, io ne prendo atto, ma in base a quale titolo? I modi di acquisto della proprietà sono tassativi, c'è una riserva di legge stabilita dalla Costituzione e poi sono quelli tassativamente indicati dalla legge. Così, però, non lo so, vediamo, diciamo, usucapione. Ipotizzai io, usucapione, ma dico l'usucapione c'è bisogno di una sentenza che l'accerti. Niente di tutto questo. Ripeto, io non, perché poi le mie affermazioni vengono, sia pure in buona fede, travisate da chi ha un interesse politico o non politico. Io non sono, non sostengo né che la Chiesa sia di proprietà della parrocchia, né che la Chiesa sia di proprietà del Comune. Dico, non condivido questa situazione di confusione e di poca chiarezza. Si dica con i documenti alla mano, la Chiesa è diventata proprietaria di questi beni. Tutto molto chiaro. Grazie a lei, dottore. Mi sembrava... Sì, prego. Prego, senatore. Devo spegnere qua. Grazie, Presidente. Ringraziando il dottore Esposito per gli spunti che questa Commissione ha ritenuto di dover giustamente recepire all'esito di una prima richiesta di audizione, ma anche di solidarietà che è stata manifestata all'ex sindaco l'avvocato Giuseppe Montanile, quando su richiesta in conferenza dei capigruppo pervenuta da parte di diversi gruppi parlamentari rispetto alle notizie che si susseguivano e anche alla vigilanza assegnata ad un amministratore di un territorio, di un ente locale, perché questa commissione ha un faro particolare sulle amministrazioni comunali, sugli enti locali, con un apposito comitato, ma anche con un apposito interesse a come dire, approfondire ogni forma di condizionamento, cioè che si declina nelle varie ramificazioni. Abbiamo più di 20 comitati d'inchieste sul fenomeno mafioso, di cui chiaramente quello negli enti locali è uno dei principali. E quindi questa commissione ha raccolto l'audizione dell'avvocato Montanile. Chiaramente all'esito della stessa, gli stessi gruppi hanno ritenuto per completezza, una volta raccolte delle dichiarazioni, delle sollecitazioni, di come dire, integrare il nostro faro, la nostra verifica, la nostra indagine, ripeto, sotto il profilo squisitamente parlamentare. Noi siamo una commissione d'inchiesta sul fenomeno mafioso, ma l'intento primario è quello di rispondere a dei quesiti che la legge istitutiva ci pone in relazione alla normativa antimafia esistente e ad come dire, un impegno concreto rispetto a singole fattispecie, quali quelle che stiamo osservando, per calibrare al meglio poi il nostro intervento legislativo. Questo è il nostro ruolo, non è diverso. E chiaramente oggi la ringraziamo per aver aiutato questa Commissione a comprendere ancora meglio questo spaccato di vita
amministrativa, cioè di un paese importante, cioè dell'area napoletana, ma che rappresenta la cifra di diverse criticità che sono esistenti in un territorio straordinario, ma che vive, come lei stesso ha testimoniato, delle problematiche. Penso al fenomeno della droga, dello spaccio di stupefacenti, come è evidente in determinati territori, della cifra di quello che accade in larga parte dei comuni, dei nostri comuni, ritengo di includermi da campano in questa lotta ad ogni forma, cioè, di illegalità e di criminalità. Chiaramente, al cospetto sia delle dichiarazioni dell'avvocato ex sindaco Montanile, sia delle sue dichiarazioni, una riflessione va fatta soprattutto in ordine ad un'attenzione, cioè, che è evidente rispetto al fenomeno, ad ogni forma di fenomeno criminale, ma ci si chiede che cioè quelle minacce cui ha fatto ampiamente cenno l'ex sindaco Montanile sicuramente erano la risultanza di una serie di percorsi che un'amministrazione comunale dovrebbe attenzionare. Cioè, mi chiedo perché non è stato mai attenzionato il caso, anche con un consiglio comunale ad hoc, con una espressa richiesta, cioè, di verifica. Vedo che ci sono, dai suoi documenti illuminanti, ci sono una serie di istanze, una serie di dati che fanno riferimento a 360 gradi ad una serie di criticità. Non si era mai percepito che l'ex sindaco stava subendo pressioni, minacce, da chi che sia. Lei ha citato ipotesi di rapporti professionali, rapporti con terzi, familiari, non lo sappiamo e non siamo tenuti a saperlo. Però, cercando di ricondurre il tutto nella verifica istituzionale, quella verifica istituzionale sicuramente era nelle vostre facoltà come rappresentante, cioè, di quel consiglio comunale. Ecco, sicuramente ci potrà dare qualche spunto in più rispetto, cioè, a quel periodo, cioè, perché sicuramente avevate percepito qualcosa rispetto, cioè, alle minacce così come rappresentate, cioè, dal sindaco Montanile. Grazie. Sì, io credo che abbia già, come dire, ne abbia già parlato prima, perché aveva già precisato che non c'era conoscenza all'interno del Consiglio di queste minacce. Però, prego, dottore, se vuole puntualizzare, le raccomando. Grazie, davvero sì, brevemente. Sì, sintetica, la sintesi. Io sono destinatario della sintesi, spesso, qualche volta, sempre con la dovuta stima che ho avuto dagli avvocati, dicevo nei limiti del possibile, sintetizziamo. Dunque, no, in consiglio comunale io non ho avuto mai percezione di questo, di niente. Sì, il senatore Urraro faceva una domanda un po' più larga. Sì. Oltre a lei, ha conoscenza invece che questa percezione sia uguale per gli altri consiglieri, se non interpreto male? Per quanto mi concerne, no, non ho avuto questa sensazione. Mi sono sempre battuto per la legalità in consiglio comunale, nessuno mi ha detto poniamo l'attenzione su questo punto. Poi voglio fare una precisazione. Io ho fatto ipotesi, ma in astratto, non è che abbia elementi per... Sì, ma era chiaro. La scanso di equivoci. Dico, in astratto si possono fare 3 o 4 ipotesi, ma nessuna di queste è stata fatta al Consiglio. Poi la scorta o vigilanza che ha avuto, ma non l'ha mai detto questo in Consiglio, non ha mai parlato, fatto cenno di pressioni sull'attività amministrativa, nel modo più assoluto. Sarei stato il primo io ad andare dal prefetto, non dico l'avrei anticipato, ma ci sarei andato ad occhi chiusi, ma che scherziamo, nel modo più assoluto. Bene, grazie dottore. Il deputato Cantalamessa, prego. Grazie Presidente. Grazie. Solo per ringraziare lei Presidente per la sua audizione, perché ha aiutato questa Commissione ad avere, dopo l'audizione dell'ex sindaco, un quadro più chiaro, più completo e quindi forse più reale. Grazie. Grazie deputato. Allora, prego, l'ultima precisazione. Se l'ultima precisazione, vi ringrazio tutti. Vi dico grazie che mi avete convocato. Vi rinnovo la preghiera e sono fiducioso che voi leggerete le carte.
Quello che ha dato fastidio sul piano metodologico è la strumentalizzazione di queste dimissioni, collegate con la presunte minacce. Noi ci siamo dimessi non perché il sindaco abbia avuto minacce, non perché il sindaco combatti il crimine, perché prima del sindaco la illegalità la combatto io a testa alta, senza compromessi. Io non ho mai mendicato i voti in cambio di illegalità. E poi una cosa, gliel'hanno data la risposta i suoi della ex maggioranza, cioè prima ci esaltava, ci mendicava i voti per fare il sindaco, adesso che l'abbiamo lasciato ci dipinge come animali, come diavoli. E perché non si è dimesso prima? Sono cose, io non sono più candidato sindaco, adesso si svolgono le elezioni, non sono candidato sindaco, mantengo la mia e sono a disposizione del paese, continuo il mio impegno sociale, culturale per il paese, non sono candidato sindaco. Grazie dottore, no, grazie, e chiedo scusa a nome della commissione per aver errato nel suo nome, il dottor Carmine Antonio Esposito, la ringrazio molto. Grazie e quindi, a voi a tutti. Vi chiedo 30 secondi perché vi devo dare notizia brevemente che è giunta una richiesta di patrocinio a titolo oneroso per un ammontare di 2.500 euro forfettari che concerne l'attività della settimana della legalità che si terrà presso alcune scuole a Roma. Il testo della richiesta, che è già stata approvata dall'ufficio di presidenza, è a vostra disposizione e quindi dopo questa comunicazione ritengo conclusi i lavori odierni. Grazie. Questo fondo non l'ho depositato prima. Lo acquisiamo subito. La convenzione ATA, per la quale il Comune versa 800.000 euro, sia pure dilazionata, quando non ha avuto niente. Non ha avuto benissimo. Se ci sono state delle omissioni, se ci sono state degli illeciti penali, perché non vengono a galla? Va benissimo. Dichiaro chiusi i lavori. Grazie a tutti. Grazie.